Ok, siamo arrivati alla fine dell'intervista, Paola Cereda, ma prima di parlare di Paola Cereda, come vedete, abbiamo Franco Pasticcio. Buonasera. Bruno, quanto tempo? Però sentivo la tua mancanza. Molto bene, sì, grazie. Io mi devo presentare anzitutto con chi non mi conosce. Assomiglia a un mago che era intervenuto già nelle altre puntate. Mago? No. Figuriamoci, mi piacerebbe. No, io sono Franco Pasticcio, sono lo chef e pasticcere del Guinness, famoso un po' in tutto il mondo per le mie torte. Per le tortes. Le tortes. Che bello, ma la cosa che mi piace di più, Bruno lo sa bene, è quella di far preparare le torte proprio ai miei amici. Oh, che bravo. Sì, questa sera, visto che ho Bruno qua a disposizione, vorrei testare un pochettino la tua abilità culinaria e farti provare a fare una torta. Ho portato qui una pentola dalla nostra cucina. Sì. Dopodiché avrei bisogno di mettere un po' di farina. Sì. Posso chiederti di metterne un po', quanta ne vuoi? Sì, per dentro. Farina, Sì, no, perché sto signore sta facendo... No, ma... Ah, ok. Io no, assisto. Fai conto che poi questa torta ce la dobbiamo mangiare, quindi vedi un po' quanti siamo. Farinas. Farinas, anche questa. Farinas. Assolutamente, sì. Perfetto, direi che va bene. Cosa ne pensi? Va benissimo. Si vede bene quello che sta succedendo, perché abbiamo bisogno di un documento poi, se succedono cose strane. Se preferisci fare una torta al... Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Al cioccolato, ecco qui. Sì. No, quello è lì c'è scritto nocciola, veramente. Ah, nocciola, perdonami, sono senza barricule anch'io. E questa invece è la torta al cioccolato. Io sono per la nocciola. Tu sei per la nocciola, per me è la scelta di... Due biglietti, sì. Esatto. Quindi tu hai scelto... Nocciola. Perfetto, io uso cioccolato, molto bene. E poi... Ma io io ho detto nocciola. Sì, ma per quello che dico, la scelta tua per me è importante. Ma cosa hai scelto tu, nocciola o cioccolato? Cioccolato. No, nocciola, però io ho scelto cioccolato, ok. Bruno, senti, questo è l'olio, ne metto un pochettino sopra, così, ecco qua. Direi che possiamo far scaldare la torta. Vabbè. Io solitamente chiedo ai miei amici se sono ignifughi, lo faccio anche con te. Tu sei ignifugo? No, quindi sono mancino, ma non sono ignifugo. Allora ti chiedo gentilmente di allontanarti. Sono claustrofobo. Perfetto. Ecco, adesso la facciamo scaldare. È una trasmissione... Vediamo un pochettino la torta di Bruno, sei venuta. Sì. Ecco, io però sento già l'odore di bruciato, Bruno, quindi non so, forse hai sbagliato qualcosa o abbiamo sbagliato la cottura. Proviamo un po' a vedere. Ecco, hai fatto tutto un po' un pasticcio. Sì. Vediamo un po' la torta di Bruno. Che bello. Che bello. Tu di solito le fai così le torte, Bruno? Sì. Sì, dal fuoco, dalla fiamma, questa è una torta al cioccolato? È una torta al cioccolato, sì, perché però c'è anche un po' di nocciola. Bello. In effetti è bello, torta al cioccolato. È un coniglio questo? No, una torta che hai cucinato tu, tra l'altro. Adesso ce la dobbiamo mangiare. Va bene, è una torta mobile. Grazie Bruno, molto gentile, è stato veramente fantastico. Grazie, è stato... Volta, grazie mille. Buonasera. Buonasera. Va bene, buonasera. Torta al cioccolato. Una povera bestia.